Benvenuti ragazzi in questo nuovissimo video, sono Nino Ba. Oggi ragazzi parliamo di un argomento assai strano di Fortnite. Di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando dei bunker. Su Fortnite i bunker sono sempre stati un punto interrogativo, perché non si sa a cosa servano e a cosa serviranno. Ma il Lolli oggi ha una risposta. Ma prima di partire ragazzi, se volete supportarmi nel negozio oggetti, mi raccomando, utilizzate il codice LolliNobba e taggatemi su Instagram, così vi riposto. Ehi Bro, cosa mi commetto? Bro, allora ci dobbiamo calmare, guarda. Ok, questo ha zero di ping ragazzi, non va bene questa cosa. Ciao. Ma che... non ho proprio messo. Years later. Ragazzi, per parlare del bunker, dove vogliamo andare se non a Gatto Grill, ragazzi? Perché a Gatto Grill ci sta la fonte di tutto. Allora, non mi sembra che ci sia nessuno, quindi possiamo fare una chiacchierata stra chill. Ottimo. Intanto ci beccheremo qualcuno sicuro, però questi sono i dettagli. Mi raccomando ragazzi, andatemi a seguire su Instagram, che lì si pubblicano dei piccoli leaks, dei piccoli spoiler, che qualche volta vi dico su YouTube e qualche volta non ve li dico, così per mettervi un pochetto di curiosità. Mi raccomando ragazzi, trovate il link in descrizione sia di Instagram che di tutti i social. Allora ragazzi, iniziamo a parlare? No, aspettiamo di arrivare al bunker. Allora io sento gente proprio verso il bunker, andiamo ad ammazzare lì signori e signori. Con lo spazio leggendario soprattutto, perché almeno facciamo 200 per una volta nella vita. Allora ragazzi, iniziamo a parlare del bunker, perché qui c'è un pochetto da parlare, perché è molto curioso, è veramente molto curioso questo argomento. E mi raccomando ragazzi, non perdetevi nulla, perché parlerò di un piccolo, come dire, easter egg del bunker. Allora, perché siamo a questo bunker? Perché dalla season 1 ragazzi, questi bunker sono anonimi. Non si sa a cosa servano questi bunker, ma da questa season si è iniziato un pochetto a scoprire questo mondo. Perché ci sono due sfide ragazzi che riportano proprio a questo bunker. Uno dice di scovare l'anomalia vicino Gatto Grill. E quale anomalia se non i bunker? E punto numero due dice di andare a visitare un posto degli spettri e delle ombre. Ora ragazzi, questo bunker noi l'abbiamo già visto in Salva al Mondo. Infatti chi ha Salva al Mondo può notare che quando va nella propria casa base, sarebbe il proprio quartiere generale per chi non ha Salva al Mondo, si troverà questo bunker che è impossibile da entrare e da uscire. Da quello che io so, se non ricordo male, dato che Salva al Mondo ce l'ho dal 2018, se non erro, da quel bunker si esce dalla prima missione e poi non si può più fare niente. Però perché sto parlando di questo bunker ora in questa season? Perché ragazzi, nel battle pass della season 6, cioè sempre di questa season, noi abbiamo una ragazza che studia al cubo. Infatti noi possiamo notare che c'ha tutti i segni del cubo addosso e ha un libro nel quale sta studiando proprio questi segni. È possibile che lo rievochi o che è proprio una scienziata, non si sa. E in più ragazzi, un'altra cosa che riporta sempre a questo bunker è uno spettrogramma. Avete presente che non nello scorso video ma in quello prima vi stavo parlando delle telefonate? In quelle telefonate ragazzi si creano degli spettrogrammi, in teoria si chiamano, sì. L'ultimo spettrogramma che si è creato è una bananita che scappa e prova a entrare in una casa. Tralasciando la casa, la bananita sta cercando di scappare. Quando è stata l'ultima volta che è scappata la bananita? Nel trailer della season 9 insieme a Jonesy, che scappava dal vulcano, entrava proprio dentro un bunker. Vi ricordate ragazzi? È veramente assurdo che tutto si ricollega. Io mi ricordo un Twitter di Donald Mustard delle scorse season che diceva: attenzione, tutti i fatti sono riconducibili. Quindi se succedeva una cosa quasi uguale a un'altra, era tutto riconducibile. Quindi molto probabilmente noi vedremo che scapperemo dentro il bunker. Ma per quale motivo? Probabilmente per gli alieni. Perché, dato che comunque nella nuova season usciranno gli alieni, è probabile che dovremmo davvero scappare dagli alieni e ritrovarci lì dentro. Anche se mi sembra abbastanza ambiguo, anche se mi sembra abbastanza strana come cosa, è possibile che comunque dovremmo scappare dagli alieni per un tot per entrare lì dentro. È una delle notizie bomba. È della season 5 e ringrazio SpaceLeaks ragazzi per avermelo rimandato proprio per parlare in questo video. Trovate comunque il link in descrizione. La posizione di quel bunker è uguale al punto nel quale è spawnato il cubo. La posizione ragazzi del bunker
era uguale al cubo, quindi è tutto riconducibile a quello che vi ho detto prima. Cioè, che è probabile che all'interno di quel bunker ci siano due cose: o l'area 51, dato che parliamo della prossima season di Alieni, o del cubo. È possibile che lì dentro ci sia tutto il laboratorio del cubo. Quindi ragazzi, io penso che davvero avremo una di queste due possibilità nella prossima season. Fatemi sapere ragazzi qui sotto nei commenti voi cosa ne pensate e cosa succederà, perché ci tengo anche a un vostro parere. Allora lì c'è qualcuno ragazzi, aspetta, guarda come si fa. Pum. Pum. Si vede che sto allenando la mira, eh. Si vede. Vabbè, vabbè, vi faccio vedere come si fa. Tac, morto. Guarda, eh. Forse l'ho messo un po' troppo. A parte suonando col fanteria che non è una mitraglietta. No, 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 va bene. Non va bene, non va bene. Devo cercare di shottarlo con lo spas. No. Bro, non me... Sapete qual è una cosa che odio di Fortnite, veramente? Che ci stavo per morire. La scala me l'ha messa qua sotto. E stavo per morire proprio per quello. Sta lasciando la mia mira, ovviamente bellissima, ragazzi. Spettacolare tutto. Stavo morendo veramente per quella cosa lì. Ok, allora ammazziamo questo prima. Lo sai? Oh, oh, ok. Oh. Ok. Morto, nice, nice. Let's go. Andiamo ad ammazzare questa bella personcina che non sa che siamo qui, ma in verità lo sa. Eccolo, attenzione Neymar, boom. Ok, non volevo buttarlo indietro, ma si fa, guardate, siete pronti? Niente, non ce l'ho fatta. Ciao. Ma, what? Ma c'era uno qui. Oh mio Dio, se morivo. Oh mio Dio, ragazzi, se morivo. Se morivo, ragazzi, non avete idea. Non avete idea, non avete idea, non avete idea, non avete. Allora, dove può essere questa persona? Non si sa. Beh, noi ce ne andiamo. Prendiamo una freccia se ci sta. Stavamo dicendo prima ragazzi, un'altra cosa abbastanza importante che ci riporta sia al bunker che al cubo, e qui fateci davvero caso, è una schermata di caricamento della season 1. Questa schermata ragazzi fa vedere dei monitor con principalmente in alto a sinistra la skin dello slurp grossa, e quello lì è un altro dettaglio che non andremo a vedere ora, ma comunque credo che all'interno di quella schermata ci siano tanti eventi, e questo qui ragazzi sarà un altro video molto molto particolare, vi consiglio di vederlo, perché all'interno del trailer del capitolo 2... Oh mio Dio. Posso fare un argomento in pace, per favore? Oddio. Ma... Basta, ragazzi, c'erano tutti con me in questa lobby, ma cos'è? Dio. No, 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 no. Ragazzi, no, no, no. Cioè... No, no, perché non... Raga, non mi fa buildare, non mi fa buildare. Ma ragazzi, ce l'ha... Quattro persone mi stavano sparando contemporaneamente, ma cos'è? Oh mio Dio, che fa... Non ho shield. Questo? Hello? Ora devi venire tu però, eh. No, non è possibile. Ragazzi, per favore, hashtag scam in questa partita. Non è veramente possibile.
Tutti contro di me, tutti. Tutti con... Oh, ehi. Andiamo in safe, va, andiamo in safe, certo. Ragazzi, ce l'hanno con me. Ce l'hanno con me tutti. Sono morto. Non è possibile. Ragazzi, c'ha una lobby contro. Una lobby intera contro. Ma com'è possibile? Stavamo dicendo, ragazzi, prossimamente farò un video molto importante, perché all'interno del trailer della stagione 2 ci sono delle cose che non tornano, ma non vi dirò il perché, ragazzi. Aspettatevi un video in cui parleremo di questa cosa. In più stavamo dicendo, probabilmente, ragazzi, il collegamento tra il cubo e il bunker che vediamo in quella schermata di caricamento è possibile comunque ci riconduca a un evento che avremo prossimamente. Dato che comunque gli unici due punti interrogativi che mancano questa season e nella prossima sono il bunker, che probabilmente vedremo aprire, o per il cubo o per gli alieni, o Bananita a scappare dagli alieni all'interno di quel bunker, esattamente come abbiamo visto nella season 9. Detto questo, ragazzi, mi raccomando, se non l'avete fatto lasciate un bel like, un commento qui sotto su cosa ne pensate e cosa succederà con quel bunker. Iscrivetevi al canale, ragazzi, mi raccomando, andatemi a seguire su Instagram, trovate i social in descrizione. Comunque mi chiamo Lollinobba. Detto questo, ci vediamo un prossimo video. Bella.